Hola, allora in questo video voglio provare questa invenzione giappocinese, cine-giapponese, giapposto-cazzese che sta spopolando all'estero ed è un cazzillo che in questa è la versione economica che costa 2-3 euro. È un cazzillo che, ha un, che nella versione originale costa 40 euro, mi pare si chiami Lift Mouse, una roba del genere, costa 40 euro, l'ho visto su Amazon. Ovviamente i cino-giapponesi hanno subito fatto questa versione. Siccome penso che sia la cosa più inutile del globo, ho deciso di provarla con voi e vedere se secondo me funzica. Ovviamente non è che funzica subito, ovviamente, però lo senti se stimola qualcosa o stimola il vomito. E cosa servirebbe questo per bloccare i pomponacci indesiderati, bloccate tipo il vietato d'accesso? No, serve per cambiare la forma del viso e farlo più allungato, fare tutta questa parte qua del viso tonica facendo un movimento molto semplice. Questo in realtà non andrebbe fatto con luce della labbra del genere molto sobrio e delicato, ma chi se ne frega, noi siamo trasghi, lo facciamo così. Allora, lo vado a sciacquare e torno perché non mi fido, anche se era dentro la confezione, chissà quanti fucking topi ci sono passati qua sopra. Andiamo a metterlo. Allora, vedete, è niente più niente meno che una molla, ma la versione originale è dentro una scatolina di plastica col velutino e costa 40. Questo costa 2, ma è realmente il valore che vale. Ah, qui è da vomitare. E ora fai questo movimento. Il vero problema, oltre a smerdarlo, è che io non sento nessuno stimolo di pupù, non sento niente. Proviamo dall'altro lato, magari ho sbagliato lato. Ma perché compro sempre roba che spanoccia la bocca? Bisogna farne. Non c'è scritto molto bene. Mi fai adesso 2 minuti così. Ma secondo me si unifica l'acqua, comunque. Io non sento lavorare nessun muscolo se non questo. Allora, qui per qui dico lofa pro, sì, lofa non approvede perché non si sente quando un muscolo, se vedete così sentite tirare tutto, questo non sento tirare un cazzo di niente, quindi mi sembra non funzichi. Però adesso dico di no, io il video lo monto, cioè non è che posso aspettare un mese perché c'ho il video cagato qua, ve lo faccio vedere. Ma tornate fra un mese su questo video se vi interessa questa recensione. Però un po' mi sento effettivamente che un po' anchilosata. Tornate fra un mese circa a vedere questa recensione perché metterò una scheda qui e vi scriverò se effettivamente ha funzionato. O se proprio dovessi vedere i risultati, quindi, oh mio Dio, farò un video in cui faccio il prima e il dopo della mia face. Ma magari ve ne accorgerete da sole se è così sensazionale. Non vi accorgerete nel caso. E quindi, cari giappocinesi, se magari ogni tanto fate un'invenzione, non dico che sia utile al mondo, ma un zizinin interessante sarebbe anche cosa gradita. Va bene, questo è tutto, e dallo spanocce stringi bocca e tutto, eccetera, fino. Si inventano questi. Se avete altre invenzioni che vi va che io provo, invenzioni stupide di questo calibro, scrivetemi nei commenti dove trovarla o il link, come cazzo volete, qua sotto, non sotto, sparsi nel web perché se no non li trovo. E io li comprerò e li proverò per voi perché assolutamente sapete già che mi diverto a provare queste cazzate di divento. Assolutamente. Questo c'è la fine.